Ben ritrovati sulla pagina Turismo e Peschiera. Siamo sotto i Sette Ponti, in barca, in compagnia di Giotto, che è tornato a farci compagnia, finalmente in barca di nuovo. E siamo qua perché? Perché nonostante quello che probabilmente avrete sentito, la siccità, la scarsità idrica del Lago di Garda, ne parlano tutte le TV e tutti i giornali fondamentalmente, il Lago di Garda comunque esprime delle caratteristiche d'eccezione, nonostante la situazione, che comunque poi vi descriverò un po' più nel dettaglio. E una di queste situazioni è l'acqua estremamente limpida, sembra quasi vetro, tanto che ci riesce l'acqua a mostrare che cosa? Beh, per esempio i basamenti di un ponte ottocentesco, che è quello che state vedendo in questo momento, eccolo qua, sembra dentro una tecca di vetro, talmente l'acqua è limpida. Vediamo proprio i blocchi di marmo, vediamo proprio il pilastro di questo ponte, che era il ponte ottocentesco in cui passava sopra la ferrovia, come il treno che sta passando sopra in questo momento. Allora questo ponte aveva il treno sopra e sotto un altro volto una strada carraia dove passavano le carrozze, i calessi chiaramente, ed era qualcosa di straordinario, in più che un ponte era un'opera d'arte. È stato distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e oggi con quest'acqua possiamo vedere un reperto archeologico perfettamente conservato qua sotto, ed è eccezionale. Questo grazie a cosa? Alla scarsità di precipitazioni, che rendono chiaramente l'acqua estremamente limpida. L'acqua del lago è eccellente, è veramente di qualità eccezionale. E quindi ne abbiamo approfittato oggi proprio perché la giornata è splendida, sembra primavera nonostante siamo ai primi di marzo, proprio per mostrarvi questa meraviglia che è le mura di Peschiera, i canali, quest'acqua perfettamente cristallina. L'acqua del lago è comunque un'acqua estremamente di qualità, tanto che ricordo a tutti che l'acqua del lago si beve in tantissimi paesi del Lago di Garda. Per la maggioranza dei paesi del Lago di Garda l'acqua viene prelevata ed entra negli acquedotti con una semplice e veloce depurazione, tanto è qualitativamente rilevante. E di conseguenza fare il bagno nel Lago di Garda è comunque sempre un'esperienza e un privilegio, perché farete il bagno in un'acqua idropotabile che rappresenta una grandissima scorta strategica, più importante d'Italia. Quindi è un momento anche questo per raccontare la situazione del Lago di Garda, che è chiaramente di deficit idrico, ma anche ricordando che le qualità dell'acqua del lago sono inalterate, ed è questa una cosa importante. Passando da questi resti subacquei di un ponte ottocentesco, proprio per questa straordinaria limpidezza delle acque, vi porto in un attimo a vedere dei resti, dei basamenti di un ponte, questa volta del periodo medievale, quindi del XIII secolo addirittura, che sono proprio davanti a me, alla vostra sinistra in questo momento. Ecco qua, questi sono basamenti del ponte medievale di Peschiera del Garda, ovvero quando Peschiera del Garda non era una fortezza con questa pianta pentagonale rinascimentale che vedete oggi, ma era un castello che ricorda molto il castello di Sirmione, per esempio, e quindi già questa è una caratteristica incredibile. Vediamo perfettamente come fosse anche qua dentro una sfera di cristallo il basamento, in questo caso è un'architettura medievale. Si vedono anche i pilastri, cioè questi grandi perni in legno ancora, che sono rimasti mantenuti perché coperti da questo fango che li ha protetti, e vediamo queste pile di questo ponte. E per immaginarci dobbiamo rimuovere questa cinta muraria davanti a noi, rinascimentale, che è del 1550, e pensare che dove c'è quella base di mattone bianco, quella era parte della torre del castello medievale di Peschiera, e quindi Peschiera l'avremmo vista come avremmo visto il castello di Sirmione, il castello di Valeggio, quello di Malcesine, e questo era un punto importante strategico. Io vi lascio adesso con un piccolo giro qua nei canali, nella parte sud della fortezza, perché voglio proprio farvi ammirare quest'acqua che riflette la luce del sole oggi sul fondale. Qua ci sono circa 4 metri d'acqua, 3 metri e mezzo di acqua, e sembra che non ci sia, talmente limpida è. E questo gioco di luce, questo gioco proprio di riflesso, secondo me vale la pena assaporarlo, perché sono momenti questi che comunque consegnano della bellezza, e Peschiera del Garda ne ha tanta. Quindi adesso partiamo, facciamo un giro, potete tranquillamente ammirare in prua alla barca un po' il panorama, e ci rivedremo per il prossimo appuntamento quanto prima. Quindi grazie di tutto, viva Peschiera del Garda e viva il Lago di Garda!